Via Domenico Morelli è una strada di Acilia che solo negli ultimi 10 giorni si è allagata 2 volte con tanto di chiusura della polizia locale. Una serie di elementi, pendenza e condizione delle caditoie, fanno di questa piccola arteria, poco distante dal villaggio San Giorgio, una strada particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza idraulica della zona. Guardi, l'acqua fino a qua sopra è arrivata. Mi dicono che l'ultima volta è arrivata fino al marciapiede. Ieri stavamo tutti allagati qua sopra, io abito qua, c'avevo la macchina parcheggiata, ho dovuto aspettare che venissero a togliere le foglie e poi abbiamo saputo uscire. Però nei giorni scorsi stessa cosa, addirittura l'hanno chiusa. Sì, però non vengono mai spassati. Ma perché succede proprio in questa strada? L'avete capito? Prima cosa perché siamo in discesa, da Cilia viene giù tutta in discesa, l'acqua si ammucchia tutta qua e poi non vengono a pulire le strade. Quando Qui piove, si che allaga, succede? sempre si allaga, direttamente viene sopra il marciapiede l'acqua. Non solo si allaga la strada, ma purtroppo si allaga anche qui sotto e lungo il viale, perché poi là c'è il viale, no? E si allaga anche il viale, quindi. Tempo fa, l'altra settimana, ha piovuto e si è allagato comunque, e però hanno chiuso la strada per tutto il giorno dicendo ci stava la polizia, hanno chiuso tutto quanto e poi. È successo uguale, dopo 2 giorni si è allagata un'altra volta. Ieri si è allagato, lo chiamiamo 06, e hanno aperto i cristini perché funzionano. E se non podono le piante, cascano sempre le foglie in questo periodo, se le foglie vanno sopra, è normale che l'acqua non va via. Ciliegina sulla torta, la rottura di un tubo che da giorni perde sotto a un palazzo in corrispondenza del civico 36. C'è il tubo rotto lì, abbiamo telefonato 3-4 volte e non viene nessuno. Da quanto tempo è rotto quel tubo? Sarà un mese. I due fenomeni sono totalmente scollegati, ma necessitano comunque entrambi di una soluzione urgente.